Le mode, si sa, vanno e vengono. I modelli che conquistano per la propria sostanza, oltre che per l'apparenza, restano. E le mode semmai le impongono. Audi Q5 è il principe dei SUV. Q5 è il SUV che per lunghi anni ha conservato il titolo di SUV più venduto al mondo e che anche adesso, nonostante la spietata concorrenza interna, resta il SUV più amato dell'intera gamma Q. Alle soglie del 2021, Q5 di seconda generazione accetta di sottoporsi al classico facelift di metà carriera e, uscito dal salone di bellezza, si compiace dei propri cambiamenti, sia in chiave stilistica, sia soprattutto in chiave tecnologica. Vedi i motori mild hybrid, vedi la digitalizzazione spinta, vedi soprattutto i fari posteriori OLED. Uno spettacolo nello spettacolo. Andiamo! In perfetto stile Audi, gli interventi alla carrozzeria sono discreti ma ugualmente incisivi. La griglia single frame ottagonale cresce di superficie, idem le prese d'aria laterali, ora incorniciate da inediti inserti trapezoidali. Più muscolari i passaruota, ridisegnato infine l'estrattore posteriore, elemento che contribuisce all'aumento della lunghezza del veicolo di circa 2 cm, per una misura complessiva ora di 4,68 m. Ma la trazione massima di nuova Audi Q5, dicevamo, sono i fari posteriori, gruppi ottici che, a richiesta, possono essere equipaggiati di tecnologia Digital OLED, una prima assoluta. Grazie alla maggiore segmentazione dei LED organici rispetto ai LED tradizionali, è possibile ottenere per la prima volta luci posteriori di differente design, trasformando così i fari di coda in veri e propri display interattivi. A proprio piacimento, tre diverse configurazioni luminose, a ciascuna delle quali sono dedicate specifiche animazioni quando si abbandona l'auto o ci si avvicina. Mentre, indipendentemente dalla preferenza, una firma particolarmente sportiva può sempre essere impostata in modalità Dynamic tramite l'Audi Drive Select. Stile, ma non solo. Coi Digital OLED debutta anche la nuova funzione di indicazione di prossimità, ovvero quando Q5 è fermo e un altro utente della strada si avvicina da dietro a una distanza inferiore ai 2 metri, tutti i segmenti OLED vengono attivati in modo da attirare l'attenzione e contribuire così a scongiurare un possibile tamponamento. In generale, i vantaggi della soluzione OLED consistono, oltre che nel marcato contrasto, in una più elevata omogeneità di illuminazione. Una volta a bordo, Audi Q5 2021 le sue novità le nasconde bene, dal momento che interessano più la sfera cognitiva che non l'aspetto fisico. Tutte tranne una, il display centrale del sistema di infotainment non solo si ingrandisce passando da 8,1 a 10,1 pollici, ma acquista anche l'interfaccia 100% touch, mandando in pensione la classica manopola sulla console centrale. L'evoluzione può piacere o non piacere, in buona parte dipende dalle abitudini acquisite da ciascuno nel corso del tempo. Sta di fatto che, grazie alla nuova piattaforma MIB 3, 10 volte più veloce a fare i calcoli rispetto alla precedente, è ora possibile imprimere comandi a testo libero sia digitandoli sul display sia anche attraverso la propria voce, non prima di aver pronunciato la formula magica. Ehi Audi, qual è la temperatura esterna? Oggi è leggermente nuvoloso. La temperatura attuale è pari a 10 gradi. Il grado di conoscenza del sistema è pressoché illimitato, essendo alimentato da un database in cloud in continuo aggiornamento, senza contare che il cervellone di Audi Q5 integra pure Amazon Alexa e insieme ad essa tutte le funzioni normalmente disponibili da casa o da dispositivo abilitato. In tutto il resto quasi l'abitacolo è lo stesso di prima, buono per tre il divano posteriore nonostante il tunnel di trasmissione sia un po' ingombrante. Da grandi viaggi il bagagliaio, 520 litri di capacità che diventano 550 litri con i sedili posteriori plus, con regolazione in senso longitudinale e regolazione anche dell'inclinazione degli schienali. Il portellone elettrico è di serie su tutte le versioni. Proprio digitalizzazione e connettività di nuova Audi Q5 sono la vera arma segreta. Con sistema di infotainment MMI Plus, con MMI Touch, mappe di navigazione Google Earth e grafiche in 3D. Con Audi Connect la funzione di connettività Car2X per dialogare con le altre Audi iscritte al club e scambiarsi informazioni su posteggi liberi, condizioni meteo, limiti di velocità. Audi Phone Box per la ricarica a induzione del cellulare. Audi Smartphone Interface infine per trasferire sul display di bordo le funzioni del proprio device tramite i protocolli Android Auto ed Apple CarPlay, quest'ultimo anche in modalità wireless.
Sempre vasta la gamma di sistemi di assistenza alla guida. Già dal primo livello di allestimento sono inclusi frenata di emergenza Audi Presence City, cruise control e sistema di ausilio al parcheggio Plus, mentre salendo di equipaggiamento fanno capolino anche pacchetto Tour con Traffic Jam Assist, riconoscimento della segnaletica, Active Lane Assist, Collision Avoid Assist, più assistenza alla svolta o il pacchetto City per l'assistenza al cambio di corsia e al traffico trasversale posteriore. Al lancio Q5 2021 disponibile esclusivamente con motorizzazione mild hybrid. Nel prossimo futuro sarà poi proposta anche la configurazione plug-in hybrid. Quindi per ora il 2 litri turbo benzina da 265 cavalli, il 2 litri diesel a due ruote motrici da 163 cavalli o a quattro ruote motrici da 204 cavalli. Infine il diesel 3 litri V6 da 286 cavalli o 341 cavalli in versione sportiva SQ5 TDI. Sono proprio al volante della versione che andrà per la maggiore, ovvero Q5 2000 TDI 4 S-Tronic. Riassumo brevemente le sue caratteristiche principali: 204 cavalli di potenza, 400 Nm di coppia, accelerazione 0-100 in 7 secondi e 6, velocità massima di 222 km/h, il tutto a fronte di consumi nel ciclo combinato inferiori ai 7 litri per 100 km. Cuore del sistema mild hybrid 12 volt e non a 48 volt come nel caso del 3000 turbo diesel, e dunque sempre l'alternatore starter azionato a cinghia collegato all'albero motore che recupera energia cinetica in frenata ed accelerazione, la immagazzina in una specifica batteria agli ioni di litio e la veicola al sistema di bordo quando necessario. Se rilascio il pedale dell'acceleratore in un ampio range di velocità, Q5 riesce a veleggiare per inerzia a motore spento per alcuni chilometri. In termini di economie di esercizio, il mild hybrid si traduce in un risparmio di carburante di circa 0,3 litri per 100 km. Buttale via! All'efficienza della mia Q5 2000 TDI contribuiscono anche la trasmissione automatica a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti con paddle al volante, sia anche la trazione integrale 4 con tecnologia Ultra, una soluzione che ripartisce la coppia all'asse posteriore solamente quando necessario. E quando è necessario? Quando lo stabilisce una speciale centralina che in pochi decimi di secondo elabora tutte le informazioni che riguardano l'angolo di sterzata e l'accelerazione longitudinale e laterale, oltre al carico del propulsore, agendo così secondo una strategia non solo reattiva ma anche predittiva. E a proposito di Driving Dynamics, sono 6 le modalità di guida selezionabili attraverso il comando dell'Audi Drive Select, da Efficiency a Comfort, passando per Auto, Dynamic, Individual e Off-Road. 6 caratteri differenti, tutti accomunati da un alto grado di comfort, di sicurezza, di silenziosità per essere un 2 litri turbo diesel, di comunicatività tra la parte meccanica, quindi ruote, sterzo, acceleratore, telaio e il mio pensiero. Nuova Audi Q5 nelle versioni base, business, business advanced, S-Line e S-Line Plus, inclusi sin dall'entry level, tra gli altri accessori, i cerchi Lega da 18 pollici, i proiettori anteriori full LED, i gruppi ottici posteriori a LED, i display touch da 10,1 pollici, il clima automatico a 3 zone, la gestione della dinamica di marcia, Audi Drive Select, sistema di navigazione MMI Plus con MMI Touch, servizi Audi Connect, assistente per gli abbaglianti, pacchetto luce ambiente e pacchetto tour di serie invece dall'allestimento business. Al lancio anche l'esclusivo pacchetto Edition 1.
Nuova Q5 già in vendita da novembre 2020, listino prezzi a partire da 50.800 euro per la 2000 diesel a trazione anteriore, col cuore di gamma Q5 2000 TDI 4S Tronic, che attacca invece a 53.500 euro o 399 euro al mese con la formula Audi Value. Offerta a benzina a partire da 59.000 euro, versione sportiva SQ5 TDI infine da 82.700 euro. Ora vorrei sapere cosa ne pensate voi dei cambiamenti di nuova Audi Q5. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e non dimenticate di continuare a seguirci anche sugli altri nostri canali social, Facebook, Twitter e Instagram, oltre che ovviamente sul nostro sito internet www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!